Mi sa che abbiamo attivato una serie di missioni per il nostro caro amico Johnny. Il fatto è che queste missioni includono Rogue, però prima vorrei completare le missioni di Judy. Vediamo, l'appartamento di Judy si trova a Charter Street. Ehi Judy, tutto bene? Beh, è forse una domanda un po' del cazzo. Però sera. Le 7 di sera gli andranno bene o vorrà più tempo? Non so se le 7 di sera è considerabile sera per loro. No, è troppo presto, torna più tardi. Ehi, Ehi, senti, ciao! la Ah, pista si ecco chi è affretta. Tom! Ma mi ricorda. Robby Malek! Mi ricorda Robby Siamo in cucina. Malek lui! Ehi là, ciao a tutti! Sei Ciao! qui, bene. Siediti. Dove? Lei è Roxanne. Lavora al Klaus da più tempo di tutti noi. Ciao. Ciao Roxanne! Come faccio a sedermi? Qua. Piacere, congratulazioni per il record, piacere! Ehi, piacere. Quando ho sentito quello che hai fatto al Clouds, mi sono troppo pentita di essermi Incredibile, opposta. no? Mangia la pizza gratis e poi andiamocene di qui, ok? Ma dai! Conoscevi Evelyn? Tu ed Ever eravate amiche. Sì, quando è tornata al Klaus le si è ritorto tutto contro. Ormai doveva essere lontana, era quella che era riuscita a uscirne. Doveva andarsene. Ma sotto sotto ero contenta di Eh beh, rivederla. certo, era un'amica, dai. Ora mi sento così stupida. Ma no, dai. Come va, Tom? Ehi, come va? Tutto ok, direi, ma triste come non mai. Eh beh, certo. Johnny? Ah no, non è Johnny, è quell'altra. La puzza di cadavere non se ne andrà mai. Ma dai, che Tu stronza! ammazzi un sacco di gente, hai un segreto. Hai cambiato idea alla fine? Delicata come sempre, allora qual è il piano? Delicata come sempre, hai cambiato idea? Allora, hai cambiato idea, eh? Hai fatto in fretta. Sono qui, non penso di dover spiegare altro. Ok, giusto questo. Va bene, meglio non discutere, al dire il vero sì. Ok, non Va discutiamo. bene, rilassati. Non sono qui per discutere con te. Non mi stupirebbe. Judy ti ha convinto. Mi basta questo. Comunque, Forrest oggi non è venuto al lavoro. E nemmeno E ieri. nemmeno l'altro ieri. Sarà Ma malato e uscito credimi, di ti città. Non prego. Io tornerà, credo non credo che. presti. Non ho sentito. Non tornerà. Non tornerà. Non credo di doverti spiegare Johnny, sei tu? perché. Ah no, Io? è la mia spalla. Io non so nulla. Ricordatelo. Avete finito con i convenevoli? Con i La rivoluzione preliminari. non si organizza da sola. Ho modificato il chip comportamentale. Può dare a qualsiasi doll un sistema di riflessi motorio. In altre parole, fa muovere e combattere una doll come un solitario professionista. Ah! Interessante, no? Quello che si impara sintonizzando orgasmi finti per le No. mox. Piace uscire? Non si fuma qui. Ah, che Cambia palle. camera. Ok, vado alla finestra. Brava, fuori dai coglioni, su. Dov'è la finestra? Il Ah, eccola. corpo reagisce come se eseguisse una serie di movimenti imparata a menadito. L'abbiamo già testato Matrix. su Tom. Gli impulsi del chip sostituiscono i riflessi naturali. Perciò è come se l'utente fosse vittima di cyberpsicosi. È praticamente la stessa cosa di quando ci attiviamo per i clienti. Solo che imparate a combattere, sapete il Kung Fu. Essere un solitario è ben più che eseguire una serie di movimenti, ci sono effetti collaterali? Una tecnologia che ha solo pro e nessun contro, non me la bevo. Che effetti collaterali ci sono? La modalità di combattimento si attiva automaticamente in presenza di una minaccia e non c'è modo di disattivarla. Non ho trovato altre soluzioni. E basta? Non lo so, l'unico modo per saperlo sarebbe eseguire test su una serie di soggetti per Ho mesi. imparato il Kung C'è Fu. anche un problema etico. Potresti ammazzare qualcuno senza ricordartelo. Fosse quello l'ultimo dei problemi. E comunque, va bene tutto, ma non è che devi solo menare le I mani, solitari non eseguono dei semplici movimenti. Elaborano informazioni in frazioni di secondo, logistica, processi decisionali. È il risultato di anni di pratica. Dubito che il tuo chip possa compensare tutto ciò. Probabilmente hai ragione, ma non vedo altro modo. L'alternativa è un allenamento intensivo, ma non c'è tempo.
Nella stanza dello spirito del tempo. Voglio vedere per credere. Ok, devo vederlo per crederci. Faccio a botte con Tom. Qualcuno l'ha detto. Eccola. Tom? Ho estrapolato la sequenza da un virtù di Kung Fu. È Matrix veramente tutto ciò, cazzo. È tutto Matrix. Niente male. Lo ammetto, niente male. Certo, per la piazza del mercato di Kabuki. No, prima di parlare seriamente d'affari, voglio vedere qualcosa di concreto. Sì, anch'io. Appena visto. Voglio vedere un po' di più, lanciare un coltello non è niente di che, combattere. Abbiamo una questa di combattimento. È rimasta una sigaretta volante. Voglio vedere come Tommy se la cava con lui. Vi? Era quello che temevo. Metti alla prova l'abilità di combattimento Basta di Tom. Non distruggete tutto, mi piace. Spacchiamo tutto a merda. Vorrei... Vorrei menarlo, ma... Ecco. Forza? Tacci dentro. Ma che... Cosa ha fatto, scusami? Ci sei? Mi senti? Guarda che roba! Hai visto? Ma... Devo fare un po' di cardio. Qualche... Contenta? È contenta? Lo sono di rado. Ma ho la prova che funziona. Johnny? Aiuto? Ok, facciamolo. Abbiamo un esercito di tre picchiatori. Io volevo parlare con Johnny, però. E adesso? Le guardie e i Tiger Claws li mettiamo sotto senza problemi. Li stendiamo, disarmiamo o accompagniamo fuori. Il Klaus sarà nostro. Solo menando gente? Al boss invece diamo un ultimatum. Una fetta del ricavato se accettano di non farsi più rivedere al club. E di non avere più voce in capitolo nella gestione. Solo menare come la gente non penso sia un piano, un folle e abbozzato. Non vedi a un palmo dal tuo naso. Questo è esatto. Minare la sicurezza non servirà a nulla. I Claws manderanno altri uomini. È esatto. L'uomo a cui bisogna arrivare. Dove lo troviamo? Dove troviamo questo Hiromi? Al suo appartamento, nella mega torre H8, ultimo piano, l'attico. Non esce quasi mai dalla sua casa di cristallo. Ma io troverò il modo di entrarci. Ti pareva. Sarà una dimostrazione di forza? Potrebbe funzionare. Se lo prendiamo a casa sua, dove si crede completamente al sicuro, i boss capiranno quello che vogliamo dimostrare. Però... Allora non è completamente vuota quella testolina. Ex corporativo. Allora, V, Tom, Roxy, avete deciso? Cosa sta facendo? Io... Devo pensarci. Ecco, non ho mai ammazzato nessuno. Io ci sto alla grande. V? Non dire che ci stai pensando seriamente. Preferisco non uccidere nessuno. Vita per un branco di puttane. Perché no, Johnny? Tanto peggio di così. Facciamolo. Conta su di me, Judy. Ti ho già detto che ti avrei aiutata, no? Dai, povera grazie. Evelyn. Risparmia la gratitudine per dopo. Organizzo l'incontro e vi faccio sapere. Mi servono un paio di giorni. Buon divertimento. Ah, dobbiamo pure aspettarti. Aspetta, Michael. Ce lo dai un passaggio? Solo se state in silenzio. Mi sta venendo il mal di testa. Merda. Ho paura di... Lo immagino, tesoro. A proposito di gratitudine, capisco che quello che ti sto chiedendo di solito è a pagamento. Ah, smettila. So che vuoi darmi una mano, ma sono felice di pagarti la tariffa completa. Ma smettila. Mi sembra più che giusto. Ma smettila. Judy, sul serio. No, non se ne parla. Ma... Meglio che me ne vado. Vi, stai bene? No, sto di merda. Non mi sembri in forma. Ah, sto bene. Ok. Ok, sto bene. Va meglio. Oh, cazzo, V. Che succede? Stai male? Non ti preoccupare. Il relic mi sta uccidendo. Non lo so se dirglielo. A Panam ovviamente gliel'abbiamo detto subito. Judy... Avrebbe senso dirglielo? Va bene, diciamoglielo, dai. Ricordi il colpo per cui ci ha ingaggiato Evelyn?
Il relic che dovevo rubare. Ah già, è vero, lo sa. Come che stupido. Una cosa del che genere? Stupido, è certo il che lo sa. Chip. Beh, per farla breve, c'era dentro un engramma di Johnny Silverhand che sta sovrascrivendo la mia mente. Parli sul serio? Sì. Vorrei non fosse così. Più serio di così. Cazzo. E c'è qualcosa che puoi fare? Posso sperarlo. Ammazzarmi, farei prima. È tardi, sei stanco. Dormi qui. Puoi dormire sul divano se vuoi. Ok, grazie. Voglio far passare la serata. Va bene, grazie mille. Intanto sarei andato a casa a dormire comunque. Oh, che gentile. Grazie Judy, buonanotte. In realtà la speranza è anche che parta subito il colpo poi. Buongiorno dormiglione, eh? Cosa mi hai scritto? Dovevo scappare, non volevo svegliarti, ti ho lasciato qualcosa per la colazione, mangia. Oh, che gentile. Cosa mi avrà lasciato per la colazione? Due bibite e un panino, secondo me. Allora, caffè e... non lo lei... e un panino, vabbè, ci ho azzeccato. Oh, interessante. Sembra un cazzo di museo d'antiquariato. Allora dovresti sentirti a casa. Ma dai! La ragazza ha buon gusto. Eh beh, questo è vero. È tutto quello che hai da dire. Ed è molto carina. Questo è vero. 6 su 10. Ma dai! Almeno 7! Non sapevo che si occupasse di robotica. Ah, questo sì che è una figata. Credi che sia il suo modo per rilassarsi? Può essere. Una giornata di sintonizzazione di video arcade. Oh, Takemura! Mi stupirebbe. Takemura? Ma se non fossi tornato da me non avrei potuto mandarti questo messaggio, grazie. Felice che tu sia tutto intero, questo era solo un riscaldamento, dovrai affrontare... smashere il suo capo. Felice che tu sia tutto intero, Goro. Adesso attendo in un luogo sicuro. Hai visto anche tu, è difficile capire quello che pensa, ma ho la strana sensazione che stia già escogitando un piano in qualche tipo. Mi fido di lei, ti consiglio di fare lo stesso, ci sentiamo. Se devi chinare il capo, fallo solo di fronte a chi lo merita. Non so bene come interpretarlo. Queste sono parole sagge che mi hanno guidato per tutta la vita e spero che guidino anche te. Che cosa intendi fare? Sai di cosa parlo? Mi attengo al piano, avere Hanako dalla nostra sarà un grande aiuto. Forse potremmo cercare aiuto fuori città o contatti con gli Aldecaldo. Non lo so ancora, Goro. Non so ancora che piano seguire. È difficile scegliere la via giusta se ogni passo è un viaggio verso l'ignoto, ma ricorda sempre che non sei solo. Grazie. Anche se abbandonerai il tuo corpo, non abbandonare mai l'onore, mai allontanarsi dalla via. Miyamoto Musashi. Grazie, Goro. Guarda, sono contento di essere tornato a salvarti, seriamente. Ma stiamo spiando in casa sua, ma siamo delle brutte persone. Guarda, guarda. Bene, bene, bene. La collezione di Bushido, in formato BD. I primi 3 sono roba da collezionismo ormai. Chi l'avrebbe detto? Perilous Future. Electropunk. Preferisco vomitare dalle orecchie. Eh beh, tu preferisci la tua musica. A qualcuno piace bagnarsi i piedi. Non serve un esperto, è un equipaggiamento serio. Si vede. È riuscita a pulire tutto il sangue, incredibile. Beh, è il momento di andare. Speriamo che ci chiamino presto per la missione. Ciao V, mi ha chiamato Maiko. Ah, benissimo. Davanti alla megatorre. Va ci bene? Sarai? Certo che sì. Assolutamente. Allora dopo. Ok, Judy, arrivo subito. Eccoci davanti all'edificio. Facciamo passare un po' di tempo. Le 4 del pomeriggio andranno bene. Incontra Judy e le doll. Ah, sto cacchio di chip che ho in testa. Ragazzi, dove siete? Ah, eccoti, ciao. Sei pronto? E Johnny in arrivo. Felice che tu sia qui. Felice che tu sia qui. Ci ho pensato un po' su. Avevate ragione. Vuoi fare a botte? A volte le uniche soluzioni razionali sono un calcio nei coglioni e un proiettile in mezzo agli occhi. Sì, sì. Tom, io continuo a guardarti e mi ricordi Robby Malek. Sei nervoso, Tom? Da cosa lo capisci? È la prima volta che fai una cosa del genere. Immagina di fare quello che fa una doll, solo con un programma diverso. Tu ci sai fare. Vero? Ma quel tizio lì... sembra Marco Merrino. Come arrivo ai Romi? Idea su come arrivare ai Romi? Ho la mappa, so tutto. Ok,
Non proprio tutto, ma almeno come... Tu comunque, rispetto a tutti gli altri, non sei propriamente pronta pronta. Si può passare dal piano di servizio. Si può entrare da lì. Ricordati di ascoltare l'istinto, comunque, Roxanne. Ricorda, lascia fare al chip comportamentale. Non avrai tempo di pensare né di valutare. Segui solo il tuo istinto. Bloccati, fermati anche solo un secondo e puoi rimetterci la vita, capito? Cioè, insomma, fai come l'ultra istinto, vai. Maiko, invece? E Maiko? Dov'è? Sta parlando con i Romi, per evitare di destare sospetti. Ci sta. Terra a bada finché non saremo dentro. Ottimo. Andiamo dunque? Ok, andiamo. Con piacere. Siete tutti pronti? Benissimo. E allora, fai strada, Judy. Se mi permetti, però, ecco qua. Una bella spada è ciò che ci vuole. Col collo spezzato. Dov'è Johnny? Dove sei? Ah, manutenzione, ok, scusami. Non pensavo andassimo subito al tetto. Attendi fino al pomeriggio, è già pomeriggio, gioco. Dritti al Clouds. Sì, cazzo, era ora. E noi due? Occhi aperti, potrebbero esserci delle guardie. Ma dai, davvero? Ma quello è un koala? Ok, Judy. Devo collegarmi al pannello dall'altra parte. Vai, vai, vai tranquilla, ti copro io. A questi ci penso io. Quella madonna! Ne è saltato. Ok, non mi sembra ci sia più nessuno. Forza, Judy. E poi? Siamo tutti in posizione. Tom e Roxy dovrebbero essere già al Clouds. Lo spero per loro. Aspettiamo il segnale di Maiko. Loro penseranno alla sicurezza e tu ai Romi. Ci penso io, vai tranquilla. Tu non vieni, puoi farmi entrare nell'attico? Puoi violare la sicurezza e farmi entrare nell'attico? Pensavo di sì, ma... mi spiace, non riesco. Va bene, salterò. Che ci devo dire? Okay, vado. Vado. L'ascensore è dall'altra parte. Ma dai, attenzione. Non l'avevo visto. Vai tranquilla, Judy, ci penso io. Real vuoto! C'è anche l'allarme e la chiamata. Ciao Judy, ci vediamo. Come procede? Siamo dentro, al Clouds. Ma dai. Come dividete i piani? Io prendo il piano di sotto, Tom va di sopra. Io sto sotto, lui sta sopra. Io sto salendo. Guarda che bella la vista di Night City dall'alto. Cos'è, mille modi per morire? Pure overkill. Beh, sicuramente è una bella arma. Salta giù sul balcone. Occhio però, ok? Dov'è il balcone? Ah, questo qui, ottimo. Fammi vedere se c'è qualcosa però prima. Ad esempio, qui cosa succede se passo? Sì, vaffanculo, ok? Sì, lo so cosa ho detto. Fanculo. Fanculo. Ok, a dopo, Chum. Potrei anche entrare dalla finestra volendo. Ok, ecco. Questo è sicuramente un modo tranquillo per entrare. Estraiamo l'arma. Faccio tardi. Trovo un modo per entrare. Beh, semplice. Dalla porta, no? E ti pareva. Hai sentito che la Tektronica... Non senza il mio permesso. Lo testa il CEO in persona. Nel Dammi un attimo che aspetto 2 secondi. Ecco fatto. Semplice e pulito. Come sempre. Berserk focalizzato. Oh oh. Dove li hanno visti i cadaveri? Chi mi ha visto? Codardo, non meriti di vivere. Ah, c'è qualcuno sopra, ovviamente. Ah no, guardalo, è sceso. Aspettiamo che passa. Questo qua non spreco neanche a rallentare il tempo. Vieni fuori!
Sono uscito fuori, hai visto? Un punto talento, ottimo. Voglio aumentare questo, il moltiplicatore di carica. Non so cosa intenda aumentare il moltiplicatore, ma magari è il danno. Idem qui. Va idem cosa? Di fronte alla stanza della sicurezza. Idem cosa? Ehi là, come va? Eccoti finalmente. Cominciavo a pensare che non ce l'avresti fatta. Giusto. Salve signorine. Le donne rompono il cazzo a prescindere. Questa poi è davvero adorabile. Ma pensa un po', potevi richiamare le guardie e non volevo dare l'allarme. Non volevo dare l'allarme. Doveva essere una cosa facile. Esatto. Un anno dopo. Facciamolo. Possiamo farla finita. Perché ci sono tre tizi? A che gioco sta giocando? Maiko. Lui è l'obiettivo. Hiromi Sato. Chi sono gli altri due invece? Gli altri due? Sue amici. Il pubblico ideale della presentazione di oggi. Hiromi risponde direttamente a loro e ora lo vediamo. Bella spada. Una pozza del suo stesso piscio. Non erano questi gli accordi. Guardami, che cosa vedi? È una faccia senza la minima traccia di conosco sorpresa. Conosco i Close. Per loro il potere è una questione di forza, di spietatezza. È l'unico modo. Ma perché no? Ora li scollego. Non saranno molto gioiosi dopo il brusco risveglio. Perché non ucciderli effettivamente? Ne inizia un altro, altrettanto bello e indimenticabile, mi spiego? Farò del mio meglio, il piano era un altro. Michael, il piano non prevedeva testimoni. Parlavamo di una dimostrazione di forza. Ogni dimostrazione richiede un pubblico. So meglio di chiunque altro come deve andare. Fidati di me. Ci ho pensato su parecchio. Quanto parecchio? Scollegali, vediamo cosa succede. Vuoi sostituire Hiromi? Non mi piace per niente. Vuoi sostituire Hiromi? Significa che vuoi rimpiazzare Hiromi. Sì, certo. Anche se vuol dire unirsi ai Tiger Claws. Che cazzo me ne frega? Come cazzo ti aspetti che protegga il Clouds dalle altre gang? Questo è vero. Va bene, scollegali. Faccio che devi. Ehi, subito hanno fatto. Ehi. Ehi, Evelyn, stavi parlando di Evelyn? Chi è questo? La prova vivente che l'era di Hiromi Sato è finita. Questo mercenario ha già disturbato la clientela del Clouds una volta. Ha ucciso Oswald Forrest. Ora ha fatto irruzione nell'abitazione privata di Mr. Sato. E come se non bastasse, questo è il risultato della totale incompetenza di Hiromi. Ma che... che cazzo? Ah. Troppo a lungo ho assistito all'inettitudine di Hiromi Sato. Ma ora, credo sia ovvio che non è più utile a nessuno. V, che cazzo sta facendo? Un sacco di casino, basta, sta esagerando. E devo basta, sta esagerando. Basta, Maiko, ti stai lasciando trasportare. Vedo che non tutto è stato deciso. V, devi farli fuori, siamo qui per quello. Ok, ci penso io. Sono stanco di tutte queste chiacchiere. Preferisco andare dritto al punto. Adesso sei fottuto. Aspetta, volevo prendere l'arma. Vieni qua. Dai, fammi prendere l'arma. Il bagno di sangue è inizio. Di che ti è saltato in mente? Sai che succederà ora? Un bel casino? Cosa? Sì, andarvene dal Cloud vi ammazzo. Cosa? Dimmelo tu. Si vendicheranno. Hai trasformato il Cloud in una bomba a orologeria. Non può esserne certa, non è più un tuo problema, hai cercato di imbrogliarci. Non puoi esserne certa. Non puoi esserne certa. Magari i Claws non vorranno perdere altra gente. Valutano profitti e perdite meglio del CEO della Militech. Lo sanno che non vale la pena. Un gruppo all'avanguardia sono. Forse è giunta l'ora della libertà anche per il Clouds. Fattene una ragione, Maiko. Stavi fuori andando troppo qui. In fuori. Vattene! Maiko, okay, senti. Vattene da lì. L'uscita dell'appartamento è al piano di sotto. Che cazzo me ne frega di quello che volevi tu? A me importa di quello che vuole Judy. E visto che abbiamo appena ottenuto una bella spada iconica unica, che fa danno elettrico, resistenza elettrica, riduce il costo, probabilità di colpo critico, danno critico e probabilità di folgorazione. Questo vuol dire che la suddetta spadina è una spada elettrica. Aumenta leggermente i danni elettrici e fornisce una piccola probabilità di applicare folgorazioni. Gli attacchi non stardano infliggono danni maggiori.
quindi gli attacchi caricati infliggono tanti danni. Attenzione, questo vuol dire che se la potenziamo possiamo renderla ancora migliore. Vediamo subito. 1336, 1403. Perfetto, potenziamola anche, già che ci siamo. 1474, ottimo. Vediamo la confronto della Satori, ovviamente di danno sarà maggiore, ma a livello di danno critico questa non si batte. Allora, la Satori ha meno DPS, ha meno danno, ma ovviamente il danno critico è astronomico. Ok, io ti dirò, questa spada non è male rispetto ad altre, soprattutto perché facendo danno elettrico, il danno elettrico fa danno ai robot. Direi di tenerla nella squadra la spada. E perché no, aumentiamo gli danni critici. Ottimo, abbiamo ottenuto una bella spadina. È il momento di andarcene da qui. Tom e Roxy sono fuori al sicuro. Ottimo. Noi li hanno seguiti. Meno male, dai. Speriamo allora. Ti aspetto ai chioschi di cibo. Va bene, arrivo. Ma dai, perché? Speriamo allora che il Klaus lo lascino davvero in pace. Devo dire che comunque non ho ben capito il piano di... della tizia lì, non mi ricordo neanche più il nome. Perché tecnicamente lei voleva diventare capo del Klaus unendosi ai Tiger, quindi portandoli nel nostro, diciamo, territorio. Cosa che sicuramente avrebbe fatto incazzare tantissimo la nostra amica. Avrei dovuto aspettarmelo. Sì, questo avrà è vero. Avrà programmato tutto fin dall'inizio, da quando abbiamo messo piede nel suo ufficio. Forse non da così tanto, Ma no, dai, non è colpa tua. È questo che conta, c'è una differenza tra essere degli imbecilli e fidarsi della gente. Non lo so. L'importante è che il Cloud ora è nostro. Se ne frega dei suoi piani. È fatta. Questo è ciò che conta. Ora il Cloud appartiene alle Doll. Vero? È sempre stato quello il piano. E tu l'hai realizzato. Grazie. Di nulla. Di nulla. A presto, Vi. Mi raccomando, Judy. Si vede, Judy. Dov'è? È scomparsa. È un fantasma. Ah no, eccola. Sto dicendo, è scomparsa, è un fantasma.